ragazzi, ben ritrovati sulla nostra rubrica Scimmiette di Cinesoni. Un saluto dal vostro Alessandro. Siamo pronti per la recensione completa di questo Qubot X19, ma per quale motivo Qubot non hai ancora rilasciato l'aggiornamento Android Pie su questo dispositivo come promesso? Andiamo a scoprire lo smartphone e la nostra recensione completa. Eccolo qua il nostro Qubot X19 nella sua colorazione gradient aurora dal viola verso il verde. Lo poggiamo un attimo, vi ho già detto tutto nel mio unboxing per quanto riguarda il contenuto della sua confezione, compresa questa cover in silicone con i bordi rinforzati, come potete vedere, abbastanza resistente con una buona impugnatura. Vi parlo subito di dimensioni. Abbiamo 155.1 mm di lunghezza per 74.7 di larghezza per uno spessore di 9.6 mm per un peso molto contenuto di 167 grammi. Ora voglio subito iniziare questa recensione con lo sblocco con il volto. Vediamo quanto tempo impiega, abbastanza rapido, questo Qubot X19 con lo sblocco facciale, non tanto con lo sblocco con l'impronta. Vi faccio vedere, è un po' più lentino, ci impiega all'incirca un secondo e mezzo. Ma tornando a noi, parliamo un attimino della sua scheda tecnica brevemente. Sul posteriore troviamo una fotocamera doppia semaforo da 16 più 2 megapixel con flash dual tone che gira video a 1080p, sensore di impronte digitali circolare con una cromatura posto al centro, su in alto. Sulla parte bassa troviamo lo speaker di sistema, il microfono e la Type-C per la ricarica. Parte destra troviamo tasto di accensione e spegnimento, volume su e giù. Parte sinistra carrellino per doppia SIM oppure una nano SIM più una SD per espandere la propria memoria. Parte alta troviamo il jack per le cuffie. Per gli amanti sarete molto contenti di non dover utilizzare un adattatore. Comunque, tornando a noi, la cosa che mi ha stupito, diciamo, di più di questo smartphone, ovviamente come avete potuto vedere non abbiamo l'attacco, abbiamo un vecchio stile. La luminosità di questo display è abbastanza buona. Abbiamo degli ottimi angoli di visuale, come potete vedere. Molto molto bella anche sotto la luce del sole. Ve la aumento un attimo, un attimino in più. Allora passiamo a parlare del reparto rete. Allora abbiamo tutte le bande supportate, persino la banda 20 per quanto riguarda gli utenti Iliad e Wind. Non abbiamo nessun problema a switchare tra una SIM all'altra, però la cosa che mi fa storcere il naso è sempre questo aggiornamento che non arriva mai. Abbiamo sempre Android 8.1 aggiornato al patch di ottobre 2018. Abbasso un attimo la luminosità così potete vedere. Questa cosa non va bene. Nel 2019 Qubot ha promesso che sarebbe arrivato Android Pie al più presto, ma così non è ancora stato. Dopo qualche settimana ne ero convinto di questa cosa, ma mi sono ricreduto, ma chissà se arriverà. Voglio fare uno speed test per vedere con la mia scheda team come si comporta questo Qubot. Vediamo un po'. La ricezione è abbastanza buona, non ho avuto problemi neanche con il gaming, anche se ci sono qualche lag, cioè, ma ovviamente stiamo parlando di uno smartphone medio-basso, non uno smartphone medio di gamma, però comunque con il suo processore, diciamo, il suo 4 GB di RAM, anche per quanto riguarda il Wi-Fi, che abbiamo un Wi-Fi dual band, si comporta egregiamente. Non ho avuto nessun problema neanche con l'applicazione tramite Bluetooth. Vi ricordo che abbiamo un Bluetooth 4.2 con la mia Mozilla Band, funziona abbastanza bene, un po' lento nella sincronizzazione, però comunque ci siamo.
Allora, volevo soffermarmi su un punto. Le registrazioni di WhatsApp per quanto riguarda l'altoparlante sono eccessivamente basse, ma veramente basse. Dovremmo praticamente metterlo all'orecchio perché ha un volume estremamente basso per quanto riguarda WhatsApp. Per quanto riguarda invece la musica, diciamo che è nella norma, siamo sulla sufficienza. Ricordo che abbiamo un display da 5,93 pollici di diagonale, rapporto 18 noni in Full HD Plus. La batteria, voglio farvi vedere qualche screenshot. Sono rimasto sbalordito da questa batteria da 4000 mAh. Il primo giorno che l'ho utilizzato, appena mi è arrivato, sono riuscito a fare, come vedete, ultima ricarica 15 ore prima, quindi mi era appena arrivato lo smartphone. Sono riuscito a fare 7 ore e 29 secondi. Meglio ancora, dopo qualche settimana, sono riuscito a fare 8 ore e 3 minuti. Si è comportata molto, 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 molto bene. Ora passiamo alla galleria e voglio farvi vedere come si è comportato con la videocamera e con la fotocamera. Partiamo però prima con le foto. Cominciando con la fotocamera anteriore, effettua degli scatti abbastanza luminosi, si comporta abbastanza bene. Non possiamo avere grosse pretese con una fotocamera con un'apertura focale a 2.4, ma diciamo che comunque sorpassa più o meno la sufficienza. Passando invece ad un'altra foto, prende invece appieno la mia immagine, ma le piante che sono dietro di me sono abbastanza mosse e non ricche di dettagli. Passando a quella posteriore, invece, notiamo sì che l'immagine è sufficiente, ma comunque tende sempre un pochino al giallo. Passando invece a una foto con meno luce, abbiamo più contrasto, meglio i colori, buona la qualità dell'immagine e contrasto leggermente più elevato. Si comporta meglio in condizioni di poca luce. Passando ad un'altra foto invece, a questo bicchiere di yogurt, macro scattata abbastanza bene. Diciamo che sorpassa leggermente la sufficienza, ma non è niente di particolare nei contrasti. Altra foto con tanta luce, più luce abbiamo, più la foto tende al giallo. Non capisco, questa fotocamera si comporta in modi totalmente sbagliati in base alle circostanze. Mentre altra foto, condizioni di meno luce a questo bellissimo gattino, è veramente più ricca di dettagli e fa delle foto leggermente migliori. Passando invece all'effetto bokeh, non ci siamo proprio, assolutamente fa degli scatti, prende a fuoco, ma neanche, fa delle foto tonde con un effetto sfocato pessimo. Passando alla panoramica, sì, effetto alle panoramiche, sì, però qualità degli immagini zero, assolutamente. Si vedono i tagli di come è stata presa l'immagine e non ha un contrasto decente e la foto sembra abbastanza nebbiata. Credo che e spero soprattutto che con il prossimo aggiornamento ad Android Pie migliori nel reparto fotografico e persino nel reparto video. Ora vi lascio al videotest. Videotest Cubotics 19, cominciamo con la fotocamera posteriore. Vi ricordo che abbiamo una 16 più 2 megapixel che registra video a 1080p. La qualità dell'immagine non è tanto malvagia, i colori però risultano leggermente sul giallo. Stabilizzazione ottica un po' così così, non tanto precisa. Ora voglio farvi vedere un fiore, vediamo la messa a fuoco. Messa a fuoco è un po' lenta. Abbiamo degli sgrani, non riesce a mettere a fuoco molto velocemente. Vediamo il gatto. Non abbiamo, diciamo che è una videocamera senza infamia e senza lode. Passando alla fotocamera anteriore, vi ricordo che abbiamo una 8 megapixel con apertura focale da 2.4. La stabilizzazione dell'immagine direi che è nettamente migliore della fotocamera posteriore.
I colori sono leggermente più reali e la stabilizzazione ottica leggermente migliore, ma comunque ha sempre questi scattini. La messa a fuoco non è male, siamo più o meno sulla sufficienza, la sorpassa leggermente, ma comunque pensavo qualcosa di più da questo Cubot. Passiamo, scusate, al reparto gaming. Voglio farvi vedere l'esperienza con Real Racing. Vediamo quanto tempo impiega ad avviarsi il gioco. Vi ricordo che è un gioco abbastanza pesante. Sta già avviando, come potete sentire, l'audio non è altissimo. Non è neanche lentissimo nel caricamento. Abbiamo qualche scatto, ma ci possiamo giocare tranquillamente. Gara, proviamo questa, ne facciamo una, scarichiamo, vediamo anche quanto tempo impiega nello scaricamento con rete dati. Per quanto riguarda la velocità in download, non ci sono problemi. Facciamo una gara. Per essere uno smartphone di fascia media o bassa, sul gaming non si comporta male, soprattutto su questo gioco pesantissimo. Iniziamo la gara e vediamo un po'. Anche la grafica non è malvagia. Non è laggoso, però qualche scatto comunque durante il gaming lo abbiamo, ma la reattività dello smartphone è abbastanza buona. Ora, detto questo, passiamo a YouTube e ascoltiamo, anzi, vi faccio ascoltare la nostra canzone dei Queen. Il volume al massimo. L'audio incapsula altoparlante, sì, non è dei migliori, non è altissimo, si riesce a comprendere un po' tutti gli effetti, ma comunque sia è priva di bassi. Ma detto questo, volevo un'ultima cosa, farvi vedere il gestore delle pagine, quanto tempo impiega ad aprirsi. È un po' lentuccio, vedete, abbiamo qualche scatto, è un po' laggoso, ma non possiamo pretendere tantissimo da questo smartphone per un prezzo così basso. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa recensione completa Cubot X19, uno smartphone veramente best buy, un prezzo basso, uno smartphone economico, molto elegante come questo, una back cover veramente colorata, bella da vedere. Abbiamo 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, abbiamo un display molto luminoso, bello sotto la luce del sole, una batteria immensa, uno smartphone dual SIM. Sì, nei giochi si comporta sufficientemente, foto e video li fa, per chi non ha grosse pretese e vuole pubblicarli solamente nei social, è lo smartphone veramente adatto a voi. Vi ricordo di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram, iscrivetevi numerosi al nostro canale, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook e al nostro canale Telegram. Lasciate un like se vi è piaciuto il mio video, condividetelo e ci vediamo alla prossima recensione. Un saluto da Alessandro, ciao!